Allora ragazzi, eccoci all'ultimo capitolo, l'ultimo modulo, poi faremo il riassunto finale di questo corso. Spero vivamente che possa servirvi a conoscere cose nuove, elementi nuovi, scoprire magari qualche scala, trucchetto per migliorare ulteriormente la vostra improvvisazione o composizione o comunque la vostra musica in generale. L'ultimo argomento che volevo affrontare insieme riguarda le scale cosiddette bebop, quindi ovviamente entriamo nel mondo del jazz, in particolare appunto quell'epoca del jazz, diciamo anni 40, in cui, chiamato appunto bebop, in cui diciamo che la musica era pressoché totalmente improvvisativa, su ritmi serrati, incalzanti, quindi con una velocità sostenuta, in primis Charlie Parker, ma non solo, inventarono nel loro fraseggio, nella loro improvvisazione, delle nuove scale. Ovviamente nell'improvvisazione di questo tipo, specialmente appunto nel jazz e ancora di più in tempi così sostenuti, dove comunque si è provato ad utilizzare una scala, diciamo, comune. Dopo un po' si sente la mancanza di tensioni particolari, quindi è un genere molto molto adatto a diciamo scivolare dentro e fuori, in out, quindi far sentire delle note estranee all'accordo in questione e così via. Ovviamente questo non è un corso jazz, io ho fatto un corso di walking, dove parlo anche di queste scale e un po' di tutto quello che appunto serve per accompagnare in questo stile. Quindi mi limito a dirvi quali sono queste scale, come si chiamano e dove si utilizzano. Allora, la prima scala, quella forse più conosciuta, forse la più usata, è quella cosiddetta scala bebop dominante, scala dominante bebop, cambia poco, che non è altro che la scala misolidia, quindi andiamo in re e suoniamo la misolidia. Se a questa scala ci aggiungo la settima maggiore, mi viene fuori una scala di 8 note e avrò quindi tonica, seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima minore, settima maggiore, quindi la sensibile, e l'ottava. Questi cromatismi sono proprio tipici appunto del fraseggio jazzistico, in particolare, ripeto, bebop. Ascoltatevi i brani Antropologi, Donna D, tutto quello che è di quell'epoca troverete sicuramente nei vari assoli di sax, di piano, di tromba, di tutto. Il forte utilizzo di questa scala specialmente sugli accordi di settima. Quindi su un accordo di re settima, parlo sempre in ambito ovviamente jazz, si può utilizzare questo cromatismo. E questa è la prima. E generalmente un buon uso di questa scala è suonare le note dell'accordo
Quindi nel nostro caso re fa diesis, la e do in battere e le altre note della scala in levare. Non è una regola ovviamente ferrea, ma è un buon consiglio. Con la ritmica swing, quindi con accenti particolari, legature, sincopi e quant'altro, viene fuori un ottimo fraseggio di stampo jazz. La seconda scala è cosiddetta maggiore bebop, che è appunto la scala maggiore con l'aggiunta della quinta diesis. Quindi il re maggiore sarebbe questa. Andiamo ad aggiungere la quinta diesis, o sesta minore. Quindi il cromatismo si crea tra la quinta giusta, la sesta appunto minore o quinta diesis e la sesta maggiore. Quindi in questo caso la diesis è si naturale. Questa scala viene utilizzata principalmente su accordi maggiori settima o di sesta, molto utilizzati all'epoca. Serve questo. Re, fa diesis, la e si naturale. E l'ultima scala, diciamo l'ultima, ma poi ce ne sarebbero anche altre, è la cosiddetta minore bebop, che è invece una scala dorica. Stiamo in re. Con l'aggiunta della settima maggiore, quindi re minore bebop sarà re, mi, fa, sol, la, si naturale, do diesis e re. Addirittura qui, come vedete, ci sono quattro note cromatiche, quindi quattro note distanti in semitono, che sono il si, do diesis e re, appunto. Si può utilizzare sugli accordi minori e ovviamente, anzi specialmente, quando l'accordo minore è seguito dall'accordo dominante, quindi ad esempio il 2-5-1, secondo grado, si può utilizzare questa scala. Quindi anche per questo argomento tiratevi giù o scaricate dal mio sito le varie basi in stile jazz, stile swing e stile bebop, quindi con velocità più elevate, e divertitevi con le varie successioni di accordi o anche solo ad esempio con la batteria, quindi senza un obbligo armonico, diciamo, a utilizzarle e a sperimentare i fraseggi con questi cromatismi molto molto d'impatto, molto adatti al contesto. E è tutto anche per questo. Vi aspetto per le conclusioni di questo corso. Rinnovo ovviamente l'invito a farmi delle osservazioni, delle domande, delle critiche, o anche volendo degli apprezzamenti, perché no? Spero nel mio piccolo di aver trasmesso nel modo più semplice possibile. Io ci ho messa tutta, aver trasmesso qualcosa di positivo, di avervi fatto capire magari nuove cose e soprattutto avervi fatto comprendere
come utilizzare i vari elementi, i vari argomenti che abbiamo studiato. Ci vediamo per le conclusioni e un saluto al prossimo video. Thank you.